su Lele King TV. Come tutti ragazzi, ecco qui, abbiamo un albero di Natale che l'abbiamo fatto, o in questo caso ragazzi, nel mio caso l'ha fatto mia moglie. Comunque, eccolo qui, c'è l'albero di Natale, ce l'abbiamo più o meno tutti quanti in casa, chi l'ha fatto l'ha fatto, eccolo qui. Allora, come vedete ci sono le decorazioni classiche. Io mi sono detto, ma perché non trasformare questo albero di Natale in un albero di Natale delle collezioni calciatori, Panin o non, perché poi ci metteremo anche altre cose. Io qui ho preparato una decina di pacchetti, ma poi voi ce ne potete mettere anche più di 10. Comunque con le Adrenali, con Euro 2020, ci ho messo anche qualcosa di storico, perché abbiamo Euro 2008, ci abbiamo l'altra Euro 2020 in versione gialla, ne ho preparate due bustine perché giallo mi piace sull'albero, due bustine della Liga. Poi abbiamo Champions League della Tops, un'altra di Euro 2008, che questa è verde, fa Natale, e una di Euro 2016. Allora, siamo pronti ad andarla a mettere sul nostro albero. Io ho preso queste mollettine qui, vedete? Però potete usare anche altre mollettine. Io consiglio di usare queste piccolette. Io direi di iniziare, iniziamo subito la prima bustina, che è quella verde, e la mettiamo qui in questo modo, ok? Poi prendiamo un'altra bustina e la mettiamo casomai un po' più giù. Poi faccio vedere anche l'effetto finito con queste bustine dei calciatori. Poi queste possiamo o scartarle a Natale o scartarle mano a mano che si avvicina il Natale, tipo calendario dell'avvento, perché no? Un'altra la mettiamo qui. Bisognerà fare attenzione a queste figurine, perché se ci arriva Damiano, mio figlio, è la fine. Le strappa tutte. Cerchiamo di metterle un po' più alte, casomai. Vediamo un attimino. Adesso vi faccio vedere com'è. Ma qua ce l'abbiamo già messa una di queste. Mettiamola qua sotto. L'ultima bustina la mettiamo di qua. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere com'è l'effetto da vicino. Ecco qui, questo è l'effetto che abbiamo mettendo le bustine a decorazione del nostro albero di Natale. Io vi consiglio di usare varie collezioni ragazzi, di non mettere soltanto un'unica collezione, ok? Vi invito, secondo me, che la cosa migliore poi sarebbe da, ecco, da metterle che si vedono, tipo anche questa si può girare così. Altro consiglio che vi do ragazzi, quando mettete la bustina, acchiappatela qui dove non ci sono le figurine, ok? In modo che le figurine all'interno non si rovinano. Potete usare qualsiasi collezione, quindi non soltanto quelle figurine Panini. Poi ci metteremo anche qualche bustina dei calciatori appena uscirà, ormai ci siamo quasi, ci siamo quasi. Questa può essere una bella idea, soprattutto per chi ha bambini e vuole fargli spacchettare le bustine a Natale. Lo può fare con questa idea dell'albero. Io intanto ragazzi vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!